È uno spettacolo veramente straordinario da tutti i punti di vista, dalle scenografie, dall'interpretazione. Per me è stato fantastico. È superbo, bello, bello, bello. È bellissimo, non ho mai visto una cosa così bella. Bellissimo. Sono senza parole. E lei, Silvina? Molto bello, sì. Beh, scenografia spettacolare. Bellissimo. Spettacolare. Spettacolo è piaciuto, sì. È stato veramente uno spettacolo di impatto, veramente coinvolgente. La verdad, o sea, muy impresionante. Fantástico. Spettacolo originalissimo, splendido, molto bello. Se ne sono visti pochi. Anche a livello internazionale credo che sia uno degli spettacoli più belli sicuramente che ho visto negli ultimi 2-3 anni. Riesce a emozionare in una maniera che non lascia senza parole. Bellissimo, grandioso, sì. Stupendo, bravi, sublime. È stato veramente un piacere e sono contentissima che Roma abbia questo livello di spettacoli. Veramente mi congratulo con chi l'ha organizzato, con chi l'ha sostenuto e non ho parole per Irene Papas. E lei è super. Splendido, beh, splendido, è meraviglioso, splendido. Veramente. Proprio splendido, unico. Una scenografia meravigliosa. È un bello spettacolo, proprio, proprio spettacolo, per riempie gli occhi. Di qua. Mi è piaciuto moltissimo, sono ancora sotto, soprattutto ho ammirato la forza di una donna così fantastica, la forza, l'energia. Elena non tiene scappatoria. Es igual que te dé buenas o malas razones. Es esta producción que hace Italia en estos momentos, Roma, con la Escuela de Tor Vergata, con Écuba, con la producción que empezó Valencia con Troyanas, estas dos coproducciones unidas van a fermentar en un proyecto educativo, como ya es este, también en un proyecto de producción, y en el que actores y actrices de los dos países, tanto de Roma como de España, se miden al lado de una gran actriz y gran directora como es Irene Papas. La grandísima Irene Papas, que ha facilitado esta colaboración, siendo un poco el centro de todo, el motor de todo. Ecco. Ma credo che in questo caso abbiamo sperimentato una formula di collaborazione fra teatri che va proseguita. Noi faremo la nostra parte sicuramente con Leti, che anche in questa vicenda ha dato il suo contributo, ma sappiamo che sia i colleghi spagnoli che i colleghi greci ci tengono molto a questo.